Buonasera a tutti e grazie di questa partecipazione così numerosa e calorosa. Grazie naturalmente a Laura e alle edizioni Jupiter e alle due relatrici che in modo differente, puntando su due aspetti diversi, hanno affrontato, diciamo, e parlato dei temi di questo testo. Differentemente appunto da un punto di vista letterario, ma anche pedagogico, Floriana, da un punto di vista invece civile, no? di quella che è proprio il diritto, la politica in senso alto, Renata. Io vi leggo un breve passo e poi magari lasciamo la parola un po' a Barbara e così raccontiamo come è nato questo libro e anche a voi se volete. Improvviso Giorgio vide aprirsi un abisso profondo sotto il suo banco. Si affacciò per un poco sull'orlo, stando in bilico sul da farsi. Arrotolò una pallina di carta per vedere fin dove si spingeva la sua scia bianca nel fondo nero. D'un tratto decise e si lasciò cadere. Un movimento lieve in uno spazio buio dove non riusciva a distinguere nulla. Qualcosa di lui, ma no, era proprio lui, franava e atterrava. Poi lentamente gli occhi si abituarono e nel nero profondo dell'abisso aperto sotto il suo banco, per qualche strano incantamento, cominciò a vedere. Piccoli colori galleggianti componevano e scomponevano forme. Pensò che in fondo la luce era la volontà degli occhi. Pensò che in fondo il buio era solo esercizio della mente. Pensò che al fondo poteva esserci un mondo. Un mondo timidamente affiorante dal buio gli correva incontro misterioso e argenteo nei suoi piccoli tonfi marini. Alghe verdi ondeggianti nei prati e pesci colorati vari di forma e colore, disposti a migliaia in branchi o sbandati in piccoli gruppi, improvvisi cambiavano direzione, disegnando traiettorie oblique e irregolari. Buonasera, sono molto contenta, molto emozionata, speravo di poter evitare questa cosa terribile, perché se avessi saputo usare bene le parole l'avrei scritto io, e invece purtroppo non è così. Però no, sono nate insieme, cioè è nata un'idea venuta fuori da una considerazione di tipo realistico, cioè ho un figlio di 11 anni al quale da quando ha 2 penso viene chiesto quante fidanzate hai, hai la fidanzata, quante fidanzate hai eccetera, e infatti lui sospira e mi chiedevo se uno di questi bambini prima o poi avesse potuto dire neanche una fidanzata ma tanti fidanzati, e pensavo che non hanno spesso le parole per dirlo. Poi ho conosciuto Enza e non so per quale strano incantamento, come dice lei, si sono trovate immagini e parole, e abbiamo scelto insieme nei due vari linguaggi di usare la cosa meno definita possibile, perché qualunque parola troppo definita, qualunque immagine troppo definita avrebbe fatto l'errore che dovremmo evitare tutti, cioè di ingabbiare le sensazioni, i sentimenti in formule schematiche, per cui il collage è evocativo, Floriana lo può confermare, evocativo, e soprattutto ha una possibilità di utilizzo di materiali più diversi, come quello che noi indichiamo come via, no? La visione di cose più diverse, di sentimenti diversi, di persone diverse, che è solo una grande ricchezza, per cui penso insieme alla fine un matrimonio di intenti. Quindi è stata una scoperta e una scoperta reciproca, quasi come quella che poi proponete nel libro, di questa conoscenza dell'altro, insomma, di accettazione dell'altro,
Sì, noi speriamo veramente che venga utilizzato nelle scuole proprio come mero strumento di riflessione proprio, anche per cose autobiografiche sarebbe bello che i ragazzi potessero illustrare, dire, non dire, utilizzare altri linguaggi per parlare dei sentimenti in generale, perché dei sentimenti si parla moltissimo, malissimo, e soprattutto con grandi definizioni, grandi certezze, bianco e nero, senza nessun tipo di sfumatura altra. Questo è quello che da fare. Sì. Poi fondamentalmente appunto nel libro, come diceva anche Renata, si parla fondamentalmente di amore. Sì, abbiamo scritto dovunque, non sapevamo più come, diciamo, quindi questo è amore sempre, parimenti, diciamo, dignitoso, sempre, in qualunque modo, basta che sia amore. Sì, e alla fine quindi Giorgio trova da solo un po' queste risposte, no Enza? Sì, in qualche modo. Intanto volevo aggiungere che l'idea, diciamo, del libro è nata dalla sensibilità di Barbara, e che poi appunto mi ha proposto di fare una cosa insieme. È nata anche sull'onda emotiva dei fatti recenti che ricordava Laura, che ci hanno, credo, toccato, colpiti tutti in modo molto profondo. Noi siamo in uno strano paese che in qualche modo costringe chi dovrebbe avere naturalmente attenzione a compiere gesti estremi. Siamo in uno strano paese dove per lottare per cose di diritto i lavoratori salgono sui tetti o si compiono azioni, diciamo, eclatanti per attrarre l'attenzione, perché ormai è un circuito che cerca in modo parossistico la novità. E così anche in ambito culturale, insomma, c'è un vero e proprio collasso da un punto di vista culturale. Chi frequenta, diciamo, un po', e chi sta più dentro anche al circuito del libro, per me è diventato merce quasi indifferente, no? Cioè, quasi non c'è più una significativa differenza tra un commesso di un supermercato e un commesso di una libreria, perché l'oggetto che si vende è merce e basta, insomma. Non c'è più l'attenzione al fatto che il libro invece è qualcosa di diverso, di speciale, non può obbedire soltanto a logiche di mercato. Lo dimostra anche il fatto che i libri dopo 3 mesi, i grandi libri che hanno grandi tirature dei grandi editori, dopo 3 mesi sono al macero. E quindi questo collasso, che è un collasso, diciamo, delle due principali agenzie, no? Che è un collasso culturale che riguarda sia appunto l'universo legato al libro, sia quello scolastico. Io sono insegnante, dunque conosco la solitudine degli insegnanti. Ci sono moltissimi colleghi che ringrazio naturalmente di essere intervenuti, e quindi sappiamo che cosa significa dover fronteggiare ogni giorno in perfetta solitudine, no? Non avendo una struttura di riferimento, tutto questo peso, appunto, no? Tutto questo disagio che viene fuori, le richieste d'aiuto, non, appunto essere soli di fronte a questo. E noi abbiamo usato i mezzi che avevamo, la penna e la matita, ed è una piccola cosa, una piccola proposta, ma che appunto è anche il segno di non essere indifferenti, no? Perché su molte cose noi abbiamo delegato. Su quello che un tempo, insomma, era l'educazione all'affettività, ma anche alla sessualità, che poteva, come dire, doveva sicuramente essere ristrutturato, ripensato, però quantomeno forniva alcuni elementi anche rispetto alla prevenzione. I nostri ragazzi, insegno nelle scuole superiori, quindi ho a che fare quotidianamente con degli adolescenti.
ormai è stato, come dire, una croce che è stata gettata sulle spalle generalmente dei colleghi degli insegnanti di scienze che ne parlano, insomma, in modo corretto, ma nel modo, alla fine se ne parla nel modo più asettico possibile. E anche i fatti recenti, la notizia delle due ragazze romane è veramente molto inquietante, e ciò che inquieta di più è questo, come dire, considerare normale l'utilizzo del corpo, come leggevo l'articolo che credo molti di voi avranno visto di Concita De Gregorio, che appunto diceva questa neutralità del corpo, no? Usare il corpo come uno strumento per ottenere qualcosa, e tutto questo non viene riprovato dal mondo dei pari, ma viene considerato un'abilità, una capacità che speriamo, insomma, possa diventare scintilla di una riflessione un po' più ampia. Non è semplice, come dire, parlare di questo, forse non è semplice proprio parlare del sentimento, no? Dell'amore, non abbiamo spesso le risposte, ma l'intenzione era questa, così come nelle nostre intenzioni, poi naturalmente, insomma, il giudizio si affida ai lettori, ma nelle intenzioni mie e di Barbara c'era quello di voler parlare di questo argomento sicuramente complesso che è la scoperta del sé e del sentimento, dell'amore, attraverso due armi. Non uso, cioè uso questa parola volutamente, e cioè le armi della naturalezza, no? Di evitare l'enfasi in negativo o in positivo, sia quella appunto che demonizza alcuni comportamenti, sia quella un po' narcisistica, no? Che invece enfatizza eccessivamente. E l'altra arma è quella della delicatezza. Abbiamo cercato, poi ripeto, questa è la nostra intenzione, il giudizio è naturalmente dei lettori, affidato ai lettori. Queste, diciamo, le armi che abbiamo voluto utilizzare, perché io credo che nella delicatezza e nella naturalezza ci sia un potenziale rivoluzionario altissimo, evitando i sensazionalismi e, come dire, questo circuito della novità a tutti i costi e dell'andare sempre un po' oltre, no? Per stupire. Grazie.